Yu-Gi-Oh! Tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi, un tantinello in ritardo, sono qui per aprire adesso. Ok, definirlo il miglior set dell'anno è un po' eccessivo, ma nel senso, parliamone. Il set migliore dell'anno dopo Tin. Ovviamente adesso potrei stare qua e dirvi tutti i mille motivi per cui comprarlo, ma che cazzo me ne frega? Oggi è l'8 e a breve esce Battle of Legend. Ma di che stavo a parlare? Tanto l'avete già comprato o vi siete già presi tutta la roba che c'è dentro. Io in primis ho già fatto il mio ordine, ovviamente da Magic Corner, link in descrizione. Quindi diciamo per adesso il mio obiettivo sarebbero le Pharaon Rare, sia quelle Ultra che quelle Secret, gli Shizu, una cambiare idea perché non l'ho ordinata, e il Link BLS. Poi per il resto se esce TTT oppure Evelyn, diciamo, va benissimo comunque. Però le ho già comprate. Detto questo, ovviamente, prima di iniziare con l'opening, vi ricordo che se volete supportare questo canale vi basta solamente iscrivervi e mettere mi piace. Poi, qua sotto in descrizione c'è Twitch. Se volete seguirmi e buttare il Prime o buttarci 5 euro, va benissimo. Sono contento comunque. Inoltre, se volete convertire le vostre carte di Yugi, Magic e Pokémon in denaro suonante, qua sotto in descrizione c'è anche Instagram. Scrivetemi lì, mandatemi le foto e boh, se c'è roba interessante se ne può discutere. Detto questo, io partirei con l'opening. Ragazzi, c'ho pure il tappetino nuovo brandizzato, quindi sciccheria. Allora, andiamo con sto coso e vediamo se riusciamo a tirar fuori qualcosa di decente. C'è quel testa di cazzo di Francesco, il ragazzo che ha fatto le decklist negli ultimi video. Ne ha preso uno a buffo, non sbusta mai, ha trovato la Pharaonic Rare di Necrovalle. Volevo ucciderlo. Andiamo. Oh, beh. All'interno di questo prodotto abbiamo delle sleeves che sono terribili, in quanto non sono stampate direttamente sulla plastica, ma c'è la pellicola che si scolla. Quindi, vabbè. Se non ci mettete le doppie sleeves, ci giocate due volte e poi le buttate. Poi abbiamo i nostri quattro pacchetti e basta. Allora, andiamo con il primo e vediamo cosa riusciamo a trovare. Abbiamo Dragapult Occhi Blu, che attualmente non sta più niente. Poi Mudora, l'oracolo della spada, che sta a un eurino. Aladdin in fusione, carta onesta, ma l'ho comprata. Poi abbiamo carta Mayakashi, che cioè, ragazzi, vi giuro, questo archetipo c'ha una trappola che è sbroccatissima. Se gli dessero dei supporti decenti sarebbe OP. Poi abbiamo entità maggiore in Tess, carina, non l'avevo ordinata, quindi ottima. Allora, andiamo col secondo. Comunque, per adesso niente di... Oh, ho visto una saltatrice del cielo. È magia? Potrebbe essere Linkage? Abbiamo davvero Rose Potente. Anche questa non l'avevo ordinata, quindi top. Poi abbiamo Iris Spadanima, inutile. Sommità Sacra Spadanima. Ritorno Sciocco. Multiruolo. Che merda. Abbiamo il segno a saltatrice del cielo. Bello. Questo mi serviva. Tanta roba. Poi abbiamo Sapiente Keplero, inutile, e Engage. No, Engage e... vabbè, Doom Kaiser, vabbè, lasciamo stare. Anche se comunque questa carta di merda, Common, fino a, credo, prima della ristampa, stava a 2 euro. Andiamo con l'ultimo pack. Vediamo se riusciamo a tirare fuori questa Pharaon Rare, la versione Secret, perché, vi giuro, non l'ho mai vista. Abbiamo Confessione Confusione, poi Drago Perdutanima, Fragrance, che è sempre onesta comunque come carta. Conversione Dragonzella, che è totalmente inutile, non si sa perché sta qua dentro. E fusione istantanea, va bene. Ci posso sta. Ora andiamo col secondo e speriamo di trovare qualcosa, perché altrimenti Lucas si è preso tutto il resto. Sarebbe veramente da morire. Allora, abbiamo le sleeves di Kagari. Importante che non so sempre le stesse. E andiamo con le mie quattro bustine. Ragazzi, comunque, se lo avete sbustato sto set, fatemi sapere cosa avete trovato, perché io fra un po' piango. Allora, abbiamo un altro Link Sky Striker. Sì, Link, segniamo su Sky Striker. Spolverino, ottima carta. Perfetta, questa la volevo. Kagari, come le sleeves, ci sta. E Onibaru, spezzanima. E vabbè, carta Swirl, non ci facciamo assolutamente niente. Dai un po'. Abbiamo Zeke. Abbiamo Calibro Spada anche, onestino. Poi Replica del Mago, conversione Dragonzella totalmente inutile, e Richiamo Oscuro. Mamma mia, che pacco di merda!
siamo già al secondo, dopo questo ne manca solo un altro. Cioè, è da morire. Non dico di trovare la roba, come si chiama, Ishizu, ma almeno TTT o Evelyn, dai. Mamma mia, roba Mayakashi, Mizuki, carino, e Aine. Che cazzo ci faccio con Aine? Cioè, almeno fammi chiudere l'opening. Scusate ragazzi, un secondo. Te posso dire che la situazione male non è. Che poi, aspetta, ridendo e scherzando, sta roba Shizu è crollata di prezzo, eh. Questo mi sembra si facesse all'inizio 30, se non sbaglio. Poi si è capito che sta roba usciva abbastanza facilmente. Vabbè. Poi abbiamo Kaiser Utopia, un eroe sopravvive, carina, anche se preferisco quella da Speed Duel, che a me non è uscita ovviamente. Un oceano leggendario, carta Mayakashi, e vabbè, dai. Questo secondo si è salvato alla fine perché, senso, non è che mi avessi dato tutte queste gioie. Allora, dai. Spero di trovarne un altro perché me l'hanno già chiesti. Quindi, carta di merda. Potevano essere quelle con Engage, ma vabbè. Stavo dicendo, me l'hanno già chiesti e, cioè, qualcosina volevo dargli. Allora, terzo pack de fodere. Ultime quattro bustine per salvare il salvabile. Allora. Abbiamo Destino esplosivo. Bellissima con Obelisk. Allora, se non ricordo male, questa è una delle scene nello scontro tra Ishizu e Kaiba, dove lei ipotizza che Obelisk sarebbe esploso perché aveva attaccato una carta, una roba del genere. Poi abbiamo Keldo, ma mi sembra che questo stesse a poco. No, era Gido quello che costava. Vabbè, ci posso stare. Segna Anima Oscura. Scontro Gozen, onesto, e Squalo Gatto. Sta carta del merda, quando è uscito Sprite, era salito tipo a 20 euro. No, 20 no, a 10 tipo. Che culo, una bella pollusa. Top. Allora, poi abbiamo Zeke. Bella tonna, wow, incredibile. Chen Ying. E Quixing, sti cazzi, mamma mia. Dai, diciamo che l'ultimo si sta facendo perdonare quello che non c'era nel resto. Però, dai, potevano tipo inviarmi tre boxettini così? No, nel senso, parliamone, perché anche TTT. Abbiamo comparsa Spadanima, dai. Poi Dururu, cacciatore del caos, e un eroe sopravvive. E ci abbiamo il 2 per. Se ne uscisse un terzo così a buffo. Ma preferisco altra roba, eh. Quindi, per favore. Mamma mia. Allora, richiamo pendolo. Poi, un altro BLS Link, onesto. Area di non fusione, Shiranui solitario e vabbè, Sapiente Keplero. Detto questo, ragazzi, top. No, non mi posso lamentare, ho trovato tutto quello che mi serviva. Mi manca solo quella cazzo di cambiare idea, che vabbè, toccherà comprarla di nuovo. Ce l'ho common, ma la voglio ultra in inglese. Anche già il fatto che c'ho BLS in italiano me puzza. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere qua sotto con un commento cosa avete sbustato voi o che vi siete recuperati, perché un centinaio di euro, a parte, vabbè, questo ce l'ho buttati, perché tanto 3 Evoli, 3 TTT, Apollusa, che sfortunatamente avevo trovato. Quindi, ragazzi, un bacione a tutti, statemi easy, e ci rivediamo domani con un nuovo video. Ciao a tutti!